Ciao, vi voglio far vedere l'album che ho fatto per Martina e lei piacevano le principesse e gli ho fatto una principessa con la pasta modellabile. Ho messo dei fiocchi, vedete lì, gli ho messo uno spillone e delle campanelline. Questi sono fiori che ho fatto con una fustella per la Big. Questo è il retro della copertina. Io ho fatto una tag, una tasca con un porta tag. Qui è un portafoto. Questo l'ho fatto con la Silhouette Cameo ed era quello per i glitter. Io gli ho messo le microsfere, ho voluto fare una prova. Pizzo. Questo è una tag che mi ha richiesto la ragazza. Poi qui ho messo sempre una tag e dietro si può scrivere, mentre questo è un portafoto, dentro ci si mette tre piccole foto, oppure uno se vuole scrivere può anche scrivere. Questo è un foglio glitterato. Qui c'è un'altra tag. Ah, la ragazza l'ha avuto tutti sui toni del rosa e del viola. Qui ho messo dei fiori in gomma crepla, farfalle glitterate. Qui, ops, mi si è staccato. Qui ho messo due foglietti, due piccoli francobolli che puoi scrivere dietro. Questa è un'altra tag, davanti ci si mette una foto e dietro ha messo una frase sempre voluta dalla ragazza. Qui ho messo un fiorellino e qui anche qui sempre dei francobolli, dove dietro ci si può scrivere. Qui ho messo un'altra tag, di cui ho messo la maniglietta, è una fustella che serve per chiudere i sacchetti, io l'ho adeguata a una tag. Poi vedete, ho fatto un altro spazio per metterci i biglietti, un'altra tag. Un'altra tasca. Questa è una busta dove poter inserire diverse cose, se si hanno dei biglietti o quello del battesimo. Ecco, questo è l'album, vedete, è il primo album che ho fatto con un personaggio in 3D con la pasta polimerica. L'idea mi piace, quindi ne farò altri, vedete. Spero che piaccia anche a voi e alla prossima. Per qualsiasi info scrivete sotto nel box. Ciao!